Finalmente è arrivato il mio pacco da Stationery Pal e io sono qui per fare una nuova unboxing. Non è una grandissima unboxing, come potete vedere il pacco non è gigantesco, anche perché le mie finanze adesso non mi permettono di fare grossi ordini, però ci tenevo comunque a mostrarvelo. Io sono Ayako Satomi e mentre scrivo light novel mi piace consigliare cancelleria agli scrittori e ai lettori cartopazzi come me. Oggi il protagonista è semplicemente il pacco, non mi vedrete perché non mi sento benissimo, quindi non ho una faccia molto presentabile, però in compenso ho comprato il microfono, ho comprato dell'attrezzatura per fare delle inquadrature decenti, quindi speriamo che il risultato sarà migliore delle altre volte. Ma veniamo subito al dunque. Stationery Pal è un negozio online, ma è molto popolare tra gli appassionati di cancelleria. Purtroppo questo non è un video collaborazione, mi piacerebbe che fosse così, ma come potete vedere dai miei numeri, ovviamente non ho adesso le possibilità, giustamente, di fare una collaborazione con un sito così importante, perciò mi sono limitata a effettuare un ordine pagandolo con i miei soldi. Il lato positivo è che, essendo un ordine fatto esattamente come una semplice cliente, posso darvi un'idea migliore di come funziona spedizione, ordine e tutte le varie procedure. Intanto vi anticipo che il pacco mi è arrivato esattamente quando me l'aspettavo, cioè io avevo previsto che sarebbe arrivato oggi e oggi è arrivato, e più tardi vi consiglierò anche un video da cui io ho tratto le informazioni per riuscire a contenere al minimo le spese di spedizione. Questo perché? Perché io stessa, la prima volta che ho provato a fare un ordine da Stationery Pal, sono stata scoraggiata quando mi sono accorta che le spese di spedizione erano lievitate a qualcosa come quasi 20 euro, non lo so, e allora ho rinunciato. Dopo però che ho visto il video in questione, ho capito che c'è un meccanismo particolare per cui si possono contenere le spese di spedizione a 1,50 euro, no, 1,90 euro, qualcosa del genere, vabbè. Comunque, se rimarrete fino alla fine ve ne parlerò. Seguendo questi consigli sono riuscita a tenermi sui 10 euro, qualcosa del genere, 11 euro, no, aspetta, 13 euro, va bene, io do i numeri, non fateci caso. Quindi rimanete fino alla fine, così vi darò tutti i suggerimenti e adesso apriamo questo pacchetto perché veramente sto fremendo. Ah, intanto guardate, guardate che carino, un pacco rosa con scritto Stationery Pal. Questo tra l'altro si può staccare, penso che me lo metterò nel journal, se riuscirò, sì, a staccarlo senza fare danni. Sì, si può fare, è fattibile, bene. Credo che qui mi serva un taglierino. In genere arrivano con delle belle scatoline questi ordini, però siccome ho ordinato poche cose, probabilmente è normale che mi sia arrivato tutto in una busta, da quello che sento. Sì, infatti, è tutto dentro una busta. Comunque, Stationery Pal è molto carino, poi capirete anche il perché. Intanto qui c'è una thank you card, che carina! Io adoro gli orsacchiotti, quindi mi hanno colpito al cuore. Qui addirittura mi hanno scritto anche cara Greta. Oh, che carini, troppo gentili! Adoro, questa qui me la metterò nel journal, assolutamente, la teniamo qui. Ah, qui abbiamo anche qualcosa di impacchettato. No, cioè, i cuoricini, ragazzi. Allora, apriamo quindi questi, già che ci siamo. Non voglio rovinare il pluriball con i cuoricini. Cerchiamo di aprirlo in modo, oddio, senza tagliarmi un dito possibilmente. Chiedo scusa per l'interruzione, ma purtroppo sto registrando col telefono e tanto bene adesso mi ha chiamato mia madre. Allora, queste, dicevo, sono due scatoline di stoccaggio per tenere gli oggetti di cancelleria. E se seguite un po' Instagram o TikTok sicuramente l'avrete viste mille volte. Una volta aperte risultano così e poi si possono anche sovrapporre, sono componibili, ecco, non mi veniva il termine, sono componibili. E sono molto kawaii anche per la scrivania, secondo me. Ce ne sono di altri colori, io l'ho presa azzurra e rosa. Ultimamente sto facendo pace con il rosa, io, se si è capito. È un colore che per molti anni ho censurato dalla mia vita. Tanto se qualcuno vuole cantare una canzone per intrattenerci, io non so cantare. Cerchiamo di capire come si aprono. Bella sfida. Ah, così. E così. Ah, e poi si incastrano qua. Vediamo. Ma dai, più facile del previsto. Considerando che io in genere sono abbastanza imbranata. Eccole qua. Guardate quanto sono carine. È piccola, cioè considerate che io ho la mano molto piccola. Sono conosciuta per le mie mani molto piccole. Ed è grande come una mia mano praticamente. Comunque guardate che carine. No, queste sulla scrivania sono qualcosa di fantastico. E qui dentro ci potete conservare quello che volete, dagli adesivi a penne, cartoline, qualsiasi cosa. Dai, sono carinissime, le teniamo qua. Qui cosa abbiamo? Oh, un omaggino, ma che carino! Sì, questi di Stationery Pal fanno degli omaggini. A che serve? Dovrò studiarlo un po', se lo capite voi spiegatemelo. Penso che sia per lo smartphone. Mio Dio, che carino, quanto sono gentili!
Cos'altro abbiamo? Questi washi tape qui, guardate che carini! Sì, avete capito, sono innamorata del motivo Gingham ultimamente. Per quanto io ne abbia cercato su AliExpress, lì vedete se riuscite a scorgere nella mia cassettiera, ci sono dei washi tape con questa fantasia più o meno. Il problema è che li trovo tutti che durano pochissimo, insomma, penso che siano 2 metri in tutto in quattro washi tape, non lo so. Invece, da quello che ho riscontrato, qui su Stationery Pal sono tra i pochi siti in cui troviamo queste fantasie con così tanto materiale dentro, ecco. La qualità sembra proprio fantastica. Nastri adesivi, quindi in carta washi, come dice il nome, washi tape, e sono quindi anche facili da strappare, sono facili da riposizionare quando si fa un errore, quando si posizionano nel modo sbagliato, e sì, lo volevo tanto. Ne ho ordinato anche un altro, dovrei rimediarlo tra un po'. Vedo per ordine quello che trovo. Fogli della Kokio Campus, che mi servono sempre, perché i ricambi di questo tipo di carta qui in Italia non è che si trovano poi così facilmente. Ho preso un bel pacco da 20 fogli, non solo per lo studio ma anche per la scrittura. Poi ho preso, questi dovrebbero essere i ricambi per la Sarasa Clip che vi ho recensito anche in passato. Questa penna, che come vedete sta finendo, me ne è rimasto più solo uno di ricambio, quindi ne ho ordinati un paio da Stationery Pal, che loro hanno più o meno tutto. Ho distrutto il pluriball perché distruggo sempre tutto io. Comunque, ecco i refill. Avrei dovuto comunque comprarli su AliExpress, quindi li ho presi da Stationery Pal. E via, questi insieme alla loro penna. Abbiamo quasi finito, ragazzi, perché ho ordinato veramente poca roba. E un altro washi tape. L'ho preso di questo colore, carino. Stavolta senza che lo sto ad aprire, tanto è lo stesso. Il pezzo, diciamo, forte dell'ordine è questo. Devo stare attenta a non rompere di nuovo il pluriball. In genere quando fate un ordine su AliExpress arrivano molti più omaggini. Probabilmente nel mio caso ne è arrivato solo uno perché non ho speso molto. Probabilmente inseriscono un omaggino per ogni tot di spesa che è stata fatta. Ci sta. Questo è l'ultimo pezzo ed è un dispenser, si dirà così, per i washi tape. Cerchiamo di aprirlo. Ora vi faccio vedere come funziona. Eccola qui. Molto semplice, questo si dovrebbe togliere. Vedete, qui possiamo inserire più di un washi tape. Ah, ok, qui si svita. Ok, perfetto. Si inseriscono i washi tape, più di uno. Si richiude. Ecco, non ho ripreso niente, va bene. L'ho messo dritto, dai, anzi che non l'ho messo al contrario. Questo quindi come funziona? In questo modo. Tac! Ecco qua. Bello, troppo carino. Lo posizionerò qui, qui sopra. Facendo un po' di disastro. Lo terrò lì, dai, è carinissimo, adoro, adoro. Ed eccoci qui, ragazzi, questo è quanto. Come vi avevo anticipato, ho ordinato poche cose, però sono molto contenta, non vedo l'ora di provarle. In ogni caso, come promesso, adesso cerco di mettervi qui da qualche parte il link del video in questione. Se riesco ve lo metto qua sopra, se non riesco lo trovate comunque giù in descrizione. Ed è un video realizzato da Lenny, alias Miss Sparkle Planning, che ha un canale YouTube che sicuramente molti di voi conoscono. Molto più di me, ovviamente. E nel video in questione lei ha spiegato che cosa fare appunto per evitare di pagare spese esorbitanti di spiegazione. Naturalmente ci tengo a specificare, sia quello che vi dirà lei, sia quello che vi dirò io, è tutto frutto della nostra esperienza personale. Non siamo esperti di finanza o cose del genere. Ragion per cui dovete sempre verificare, come giustamente ha detto anche lei, nel sito, controllare tutte le linee guida, perché le cose ragionevolmente possono cambiare nel tempo. Nel mio caso c'era un 50% di sconto su alcuni prodotti per via del quarto anniversario del sito in questione. Quindi i prezzi che vi ho aggiunto in sovraimpressione sono i prezzi reali dei prodotti. Io in tutto, come vi dicevo, ho pagato circa 13-14 euro. Non ho pagato la dogana, era una cosa che temevo molto e per fortuna non l'ho pagata. Probabilmente perché il mio ordine è rimasto sotto i 25 euro. Questa è una cosa che ho letto da qualche parte, ma non posso darvela per certa. Io vi posso solo dire che sulla base della mia esperienza personale non ho pagato dogana. Io vi lascio sempre in descrizione il link al sito se volete fare degli ordini, ve lo consiglio perché ne vale veramente la pena. Qui quello che potete vedere da me non è neanche una minima parte di quello che è possibile ordinare sul sito. Lì potete trovare, a parte un sacco di washi tape come vi ho accennato prima, ma stickers, penso tutti o quasi tutti i tipi di cancelleria giapponese e non solo. E i prezzi sono anche convenienti, insomma, se considerate le spese di spedizione. Per avere ulteriori sconti, io ora come ora vi consiglio di fare gli ordini tramite i link di Miss Sparkle Planning, perché ha delle collaborazioni in corso con Stationery Pal, cosa che al momento io non ho, ve lo farò
farò sapere se mai decideranno di accettare anche me un giorno. Comunque, in questo modo, tramite i codici sconto di noi influencer o micro influencer come me, potete anche avere degli sconti su ciò che acquisterete. Non posso fare a meno di ringraziare Stationery Pal per la cura e per la professionalità con cui ha effettuato questa spedizione. Tra l'altro, la spedizione è tracciata, nel senso che vi arriverà una mail con scritto: guardate, il pacco è stato spedito, potete tracciarlo a questo link inserendo questo codice. Grazie nuovamente Stationery Pal, grazie a tutti voi per avermi seguito fino a qui, continuate a seguirmi anche sugli altri social, ad esempio adesso sono molto attiva su TikTok, perché continueremo insomma a parlare di quello che mi è arrivato e magari farò anche un desk tour perché ci sono delle cose nuove. Detto ciò, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e vi do appuntamento al prossimo video.